Allora, buongiorno. Della serie Lavori quotidiani devo rifare un tombino. Ho recuperato una vecchia cornice, peraltro pesantissima, e adesso devo fare il tappo. Con che cosa lo faccio? Col cemento, ma faccio una miscela di cemento per manufatti, che è un po' più particolare. La ricetta l'ho presa su un canale YouTube, su quello di Makers at Work, che ringrazio. Magari pure lui l'ha presa da un'altra parte, comunque sia ringrazio lui perché è da lui che l'ho imparata, da lui che già l'ho già utilizzata, quindi ho visto che ha funzionato bene. Tanto questi sono manufatti molto grossolani, quindi e via, cominciamo. E la vedrete poi finita alla fine con la rete, un avanzo di rete. Farò un quadrato che mi servirà per rinforzare il tombino. Allora, questo qui sarà lo stampo vero e proprio, mentre invece questo qui sotto ho semplicemente rialzato perché sennò sarebbe stato troppo pesante. Tutto qua. Potevo anche farlo tutto riempito, però alla fine diventerebbe pesantissimo, che già la cornice pesa peserà una trentina di chili. Quindi, ecco, questo adesso diventerà praticamente lo stampo. Adesso ci andiamo a colare dentro la miscela. La miscela la mettiamo in sovraimpressione. Vi metto anche il link del video di Makers at Work, dove andarla a trovare, colui che ve la spiega. Rendiamo onore alle fonti. E adesso ho mischiato sia il cemento che la sabbia, sgrano, preferisco farlo con la mano sto lavoro, mischio bene. E poi metto la quantità d'acqua richiesta. Bene, a questo punto, zac, e come voleva si dimostrare, ne dobbiamo preparare dell'altro. Però, nel frattempo, adattiamo bene.
e non solo, caliamo anche l'armatura. E quindi adesso un altro di questi. Boh, adesso dobbiamo aspettare 24 ore. In tutto sono state 3 colate. Ogni colata sono 3,8 kg di sabbia, 1 kg di cemento Portland e 1,25 di acqua. Quindi occhio e croce, ogni colata sono circa 6 kg. Quindi in tutto sono 18 kg di colata. Solo per la parte superiore del tondino. Se avessimo fatto pure la parte che io invece ho riempito di sabbia, penso che ci volevano altrettante colate. Pensate voi quanto potrebbe venire a pesare. Boh, magari poi alla fine chiaramente peserà di meno perché un po' d'acqua evapora. E poi c'è la reazione del cemento e vedremo. Beh, sto passando un po' di giorni scaricando la sabbia da sotto. Ho già provato a tirarlo via, io l'ho già spezzato qua. Comunque sia, ecco il tombino bello fatto. Ora questo, quando lo andrò a rimettere in posa, siccome si tratta sempre del tombino della fogna, insomma, chi se ne frega, qui ho fatto questo errore. Quando lo andrò a rimettere in posa nella sua posizione definitiva, userò sempre questo sistema di rimetterci la... il cellophane, che poi taglierò e lo utilizzerò. Intanto dovrò fare il cemento per incollarlo, quello, e rimetterò praticamente, ecco qua, il tombino pesantissimo, come avevamo già detto. Quindi ecco qua, e questo pezzettino poi lo rifaremo. Insomma, non è venuto un granché, ma comunque via, è il tombino della fogna, insomma, non è che chissà che dobbiamo fare, serve giusto per così, una cazzata, insomma, capito? Ciao a tutti! Oh.